Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato La Serra, 24esima giornata del campionato nazionale Primavera Team. Raggruppamento B si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti della Provercelli. Passiamo subito alla lettura delle distinte. Partiamo dall'Avellino che ospita i piemontesi e che schiera Pizzella tra i pali numero 1, numero 2 Cozzolino, 3 Saccavino, 4 Rizzo, 5 Esposito, 6 Dragone, 7 Tascone, 8 Crisci, 9 Riccio, Di Cerciello, 11 Lucignano. In panchina Yusufi, De Martino, Perna, Alfano, Bota, Branchi, Bongiovanni, Miranda, Marino, De Sarlo, Pizzi e Coiro. Allenatore signor Renato Cioffi. La Provercelli risponde con Tripicchio tra i pali numero 1, numero 2 Vitale, 3 Vernero, 4 San Giorgi, 5 Picone, 6 De Martino, 7 Demitri, 8 Di Napoli, 9 Guri, 10 Foglia, 11 Bani. A disposizione Cairola, Lora, Wang, Rosano, Della Morte, Pagliaro e Soto. Allena il team vercellese il signor Vito Grieco. Dirige il match il signor Nicola De Tullio, appartenente alla sezione di Bari, coadiuvato dai signori Burgi di Matera e Cantiani di Venosa. Tutto pronto per l'inizio di questo match sabato pre-pasquale qui a Prato La Serra. L'Avellino, padrone di casa, nel corso di questi primi 45 minuti attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, percorso inverso per i rossi della Provercelli. Saranno i campani a battere il calcio d'inizio. Il direttore di gara cura le ultime formalità in attesa di dare il via alle ostilità. Sul punto di battuta il numero 11 avellinese Lucignano. Ora l'arbitro si reca nei pressi della panchina campana, probabilmente sta richiedendo naturalmente che tutti siano ai loro posti, perché c'è un certo sovrannumero lì sulla panchina campana. Il direttore di gara tollera la presenza, ovviamente a patto che ci sia un comportamento consono alle regole. Partiti proprio in questo momento, manovra l'Avellino e lancio in avanti di Tascone. C'è un colpo di testa a respingere la sfera, palla nella metà campo bianco-verde, recupera per i campani Dragone, sbaglia Dragone il controllo, rimessa laterale per la Provercelli. Sarà Vitale, il numero 2 dei rossi, a rimettere la palla in gioco. Gli si fa incontro il numero 11 Bani, che viene però ignorato. C'è un contrasto, Tascone va giù, calcio di punizione. Esposito lascia l'incombenza della battuta al numero 3, anzi al numero 6 Dragone, lancio in avanti, controllo di Lucignano, perde palla Lucignano, va giù Bani, il numero 11 della Provercelli, calcio di punizione per la formazione ospite. Subito battuto, l'appoggio per De Martino, il dialogo con Picone, ancora Picone pressato che riesce ancora a servire De Martino. Il sinistro di De Martino a cambiare gioco. San Giorgi, Vitale, ancora San Giorgi, braccato San Giorgi, il rimpallo favorisce il vercellese, anzi no, la rimessa, se avevamo visto bene, la rimessa è piemontese. Non c'è stata alcuna esitazione da parte del direttore di gara nell'assegnare la rimessa con le mani agli ospiti. Ecco la battuta, il colpo di testa di Demitri a sovrastare l'avversario. La sfera che salza a campanile, si lotta, va giù Bani, lascia correre il direttore di gara. No, calcio di punizione per la Provercelli. Il tocco corto per San Giorgi. L'appoggio sulla sinistra per Vernero. Ancora Vernero che porta palla con il sinistro, ha capito tutto il numero 6 Dragone, che prova a cambiare gioco, un rimpallo e la tiene buona Riccio. Ancora Riccio che si accentra, palla ancora per il numero 9 Saccavino, sbaglia tutto e regala così una rimessa laterale agli avversari.
è sempre vitale il numero 2 della Provercelli ad andare con le mani quando la partita è iniziata da 2 minuti e 36 secondi 0-0 qui a Prato La Sera tra Avellino e Provercelli, match valido per la 24esima giornata del campionato nazionale Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti, raggruppamento B. Vernero, lo scambio con un compagno, lo scatto di Guri, l'anticipo di Rizzo che si rifugia in foul laterale. Resta in zona d'attacco la Provercelli che ora agisce sul lato di sinistra. Foglia, palla in aria, il colpo di testa, la sponda di Demitri, ancora Demitri che manca il pallone, lo recupera Demitri, si incunea, viene fermato. Intervento in scivolata di San Giorgi, prova a ripartire l'Avellino. Il lancio per Lucignano, ancora Lucignano, c'è l'interdizione di De Martino in chiusura. Lucignano non è riuscito a superare il muro creato da De Martino, che è riuscito a frapporsi e a scongiurare che Lucignano avanzasse ancora di qualche metro per poter tentare la battuta a rete. Ora Rizzo. Vediamo ora se il match sale di tono. Esposito. Rimessa laterale per la Provercelli, ha pasticciato Crisci. Rimessa con le mani in favore dei piemontesi. Altro malinteso anche in questa circostanza. Le indicazioni di mister Grieco all'indirizzo dei suoi ragazzi, entrambi i tecnici sono all'impiedi, allontana Dragone, duello in velocità tra Lucignano e Picone, rimessa laterale ancora in favore della squadra ospite. Il lungo rilancio, Dragone di sinistro scaraventa il pallone in faro laterale. Sempre vitale ad andare alla battuta della rimessa. Colpo di testa di Esposito a liberare l'area, allontana Arciello, riparte la Provercelli in posta De Martino, Vernero a cambiare gioco, palla per Guri, il numero 9 è braccato da Esposito, ancora Guri che insiste, alla fine porta a casa una rimessa laterale. Si riaffaccia dalle parti di Pizzella la Provercelli, la battuta lunga, praticamente un calcio d'angolo, il colpo di testa di Demitri, c'è stata una deviazione, primo calcio d'angolo del match, il tiro dalla bandierina per la Provercelli, sarà Bani ad andare alla battuta. Prova a rendersi pericolosa la squadra piemontese, traiettoria bassa, il colpo di tacco tentato, se non andiamo errati, da Picone, e palla sul fondo. Molti calciatori titolari quest'oggi, diversi calciatori titolari quest'oggi tra le file dell'Avellino, sono stati precettati dalle rappresentative inferiori, ad esempio Pizzella, titolare dell'Under 17, quest'oggi è titolare nell'Avellino Primavera, si guarda già al futuro in casa biancoverde, si imposta già, si lavora già per la prossima stagione. Uscita proprio di Pizzella ad anticipare Guri fuori dalla propria area di rigore, essendo difensore biancoverde non ha potuto far altro che scaraventare il pallone in faro laterale per evitare guai peggiori. Sicuramente un po' più propositiva la Provercelli in questi primi 6 minuti di gioco. Sta provando la squadra piemontese a premere sull'acceleratore, anche se il match sinora è in posizione regolare. Guri, Pizzella, non riesce a battere poi a rete Foglia. Non ha ribadito a rete il numero 10 di piemontese, prima chance del match che cade al settimo. Guri si è lasciato ribattere il pallone da Pizzella, tu per tu con l'estremo difensore dell'Avellino.
pericolo per la squadra biancoverde, i pugni di Pizzella, prova a ripartire Arciello, lotta San Giorgi, fallo commesso da San Giorgi ai danni di Arciello, calcio di punizione per la squadra di casa. E dunque al settimo minuto, primo pericolo per la porta dell'Avellino portato da Guri, che è scattato in posizione regolare, ha eluso il fuorigioco, poi a tu per tu con il portiere avversario si è lasciato ribattere il pallone. C'era la possibilità per Bani di ribadire a rete, ma il numero 10 non se l'è sentita di calciare, si è accontentato del calcio d'angolo. Poi sul tiro dalla bandierina la respinta di pugno di Pizzella e il fallo commesso da San Giorgi, che ha esaurito l'azione d'attacco della Provercelli, che insiste ora con De Napoli. De Martino, Foglia, Vernero, i dribbling su il numero 9 Lucignano, controllo legato del pallone da parte di Guri, rimessa con le mani stavolta in favore dell'Avellino. Capitan Cozzolino, rilancio, il colpo di testa di Vernero, tascone, anche lui dall'under 17, in campo quest'oggi con la maglia della Primavera. Rude intervento ai danni di Di Napoli, il calcio di punizione in favore della Provercelli. Lo scontro con il numero 11 Lucignano, che si è rialzato e ha guardato perplesso il direttore di gara, il quale ha assegnato il calcio di punizione ai piemontesi. De Martino, Picone, riparte la squadra in maglia rossa. Saccavino, approfittando dell'errore di un avversario. Arciello accoglie palla, avanza Arciello, entra nella di rigore, dall'alto di sinistra prova a mettere in mezzo, attenta la retroguardia vercellese, non riesce il break, non riesce la ripartenza agli ospiti, c'è comunque rimessa laterale in loro favore. Ecco Vitale con le mani, gli si fa incontro di Napoli ma viene ignorato, palla allontanata dalla difesa avellinese. Si lotta in un fazzoletto di campo, c'è un po' di confusione. De Martino lascia scorrere Bani ma non trova assistenza. Colpo di testa ancora di Bani. Guri, il movimento del numero 9 di colore della Provercelli. Raccoglie palla Foglia, non riesce il filtrante a Foglia. Anticipo di De Martino su Lucignano. Ecco Cozzolino, vince il contrasto Cozzolino, palla ribattuta dal corpo di Foglia, alla fine la sfera che si perde tra i guantoni di Pizzella. Riparte l'Avellino con Rizzo, sguardo all'orizzonte di Rizzo, palla in avanti, la spizzata di De Martino, il lancio di Picone, prova a domesticare il pallone Demitri, che con un guizzo riesce a mantenere buono il pallone, il velo di Nguri per Foglia, che prova a coordinarsi e di destro conclude verso lo specchio della porta, una conclusione in verità non irresistibile. Intervento facile di Pizzella, Provercelli ancora pericoloso. Siamo all'undicesimo del primo tempo, due buone opportunità per la formazione ospite, soprattutto con il numero 9 Guri al settimo del primo tempo, poi quest'altra sortita culminata con il destro di Foglia, conclusione, azione sicuramente meno pericolosa ma comunque interessante. L'Avellino invece stenta ancora a creare palle gol in attacco. Siamo giunti al dodicesimo, reti inviolate. Ecco Demitri che approfitta della scivolata dell'avversario, il cross non è un granché, palla comunque ribattuta da un difensore dell'Avellino, rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra vercellese.
alla scaraventata sul corpo di Esposito, con la battuta della rimessa laterale, l'intervento di Pugno di Pizzella, palla fuori dall'area di rigore, il colpo di testa di Dragone ad allungare in faro laterale. Resta in zona d'attacco la squadra di Grieco. Bani, Arcillo gli sottrae il pallone, non riesce, la ripartenza all'Avellino, rincorre la sfera Bani, affrontato da Esposito, il cross di Bani, deviazione in corner di Esposito, altro calcio d'angolo per il team piemontese. Sarà San Giorgi a battere dalla bandierina, il traversone del numero 4 è terminato al tappeto. Demitri ha lasciato correre il direttore di gara, nulla di fatto, riparte l'Avellino con Cozzolino, in netto vantaggio i difensori vercellesi sugli avanti avellinesi. De Martino, colpo di testa di Cozzolino, lascia scorrere De Martino, ritorna sul pallone il numero 6, serve all'indietro Tripicchio che si prende un bel rischio sul pressing di Lucignano. Ora De Martino con calma, l'apertura sulla destra precisa per Demitri che deve vedersela con Dragone, passaggio all'indietro per San Giorgi, perde il contrasto San Giorgi, prova a rimediare, vitale per lui, alla fine la Provercelli porta a casa una rimessa laterale. Sta per scoccare il quarto d'ora di gioco, sempre 0-0. Di testa svetta San Giorgi, ancora Provercelli, Vernero, gli si fa incontro Riccio, gli mette il piede, gli sbarra la strada, ma c'è comunque rimessa laterale in favore dei rossi. Vernero, Nuri, palla all'indietro, la raccolta da San Giorgi, palla ribattuta, provato la stoccata, il numero 4 vercellese, intanto c'è corner ancora per gli ospiti. 14esimo. Con la battuta del calcio d'angolo, l'uscita di Pizzella a vuoto e il gol della Provercelli che passa in vantaggio. È il 15esimo, vediamo di chi si tratta. Dovrebbe essere il numero 7 Demitri che ha bruciato nell'uscita Pizzella, ha rubato il tempo a Pizzella e lo ha beffato con un preciso colpo di testa che si è insaccato nell'angolino basso alla sinistra della porta, difesa dall'estremo difensore biancovete. Dunque Provercelli in vantaggio al 15esimo con Demitri, bravo a raccogliere di testa un calcio d'angolo battuto dal versante di sinistra. Dunque la Provercelli sblocca il risultato, lo fa in maniera meritata perché obiettivamente la squadra ospite sta facendo la partita, è molto molto più propositiva rispetto agli avversari. Ora vedremo quale sarà l'entità della reazione biancoverde. Riccio, i dribbling di Napoli, Foglia, Vernero, rimessa laterale per l'Avellino, allontana De Martino, di testa Saccavino, Foglia, Vernero. E dunque Avellino 0, Provercelli 1, ha sbloccato per i piemontesi Demitri. Avanza ancora la Provercelli, palla proprio per Demitri ora, all'indietro per Vitale, il cross medio-basso di Vitale, palla respinta. Ora Tascone, Lucignano, ad occhi chiusi a servire Arciello, la palla è uscita. Contrasto tra Arciello e Vitale, ad avere la peggio l'Avellinese. In teoria il gioco potrebbe anche riprendere perché Arciello si trova oltre la riga laterale. Dunque Avellino
momentaneamente in 10. Picone, Vitale, palla in faro laterale, ancora giù Arcello, speriamo che non si tratti di nulla di grave. La presa di Pizzella intanto. Rizzo, lancio in avanti. Cozzolino, ecco il capitano avellinese che prova ad avanzare. Rimessa laterale viene accordata ai piemontesi. Intercetta ancora capitano Cozzolino. Lancio per Lucignano, il placcaggio di De Martino, calcio di punizione per gli Irpini che ora provano a rendersi pericolosi quando siamo giunti al 18° del primo tempo. La Provercelli è in vantaggio a Prato La Serra per una rete a zero grazie al gol di Demitri al 14°. Dragone e Tascone nei pressi della sfera. La rincorsa di Dragone dovrebbe essere lui a battere. Potrebbe essere questa la soluzione prescelta. Due uomini in barriera sistemati da Tripicchio. 19° del primo tempo. Parte Dragone. La volée di Arcello che intanto è rientrato sul rettangolo di gioco. Palla abbondantemente alta. È la prima conclusione, se così possiamo considerarla, verso lo specchio della porta da parte dell'Avellino, che sinora non si è resa pericolosa, non ha creato pericoli alla porta difesa da Tripicchio. Siamo difensore della Provercelli che va al rinvio con il destro. Palla irraggiungibile per Demitri, per l'autore del gol che sta regalando i tre punti alla squadra piemontese. Messa laterale per l'Avellino. Il fallo commesso da Esposito su Guri, che sullo 0-0 ha avuto l'opportunità di sbloccare il risultato al minuto numero 7. Si è lasciato ribattere il tiro da Pizzella sulla conclusione ravvicinata. E quindi era già scattato per l'Avellino un primo campanello d'allarme. Bani, le proteste del pubblico avellinese, è andato giù Tascone, il direttore di gara sorvolato sull'intervento di un avversario. Ecco Tascone. Tripicchio. Uscita di Pizzella ai limiti dell'area, protetto da Esposito sulla minaccia portata da Guri. Rizzo per l'Avellino, lancio in avanti, anticipato di testa De Martino da Lucignano, ma la rimessa laterale è in favore della Provercelli. Vernero, inzuccata di Rizzo, il fallo di Napoli su Saccavino, calcio di punizione per gli Irpini. Batterà il calcio di punizione numero 4 Rizzo, prova a cambiare gioco, ad imbeccare Arcello, l'intervento di testa di Vitale, rimessa laterale in zona d'attacco per i campani, palla per Arcello, ancora Arcello che prova a seminare il panico in aria, Arcello insiste, De Martino con una certa calma riesce a spazzare l'area di rigore. Arcello sinora autore di 8 reti in questa stagione regolare, a caccia di almeno 2 reti che consentirebbero al talento biancoverde di raggiungere la doppia cifra per ciò che riguarda la classifica dei marcatori. Il cross troppo lungo, sfera preda dei difensori vercellesi, ora Esposito impaurito da Guri,
Scaraventa il pallone in fallo laterale, poi sbaglia il palleggio San Giorgi regalando una rimessa laterale agli avversari. Scarsa intesa con Vitale nella circostanza, messa con le mani per l'Avellino. Ecco Arciello, ha provato a lasciare sul posto San Giorgi, poi il pallone schizzato in fallo laterale, rimessa con le mani in favore dei rossi piemontesi. Di testa colpisce San Giorgi, ancora San Giorgi, di Napoli, Cozzolino, sbaglia Cozzolino, Foglia per la Provercelli, Bani, non riesce l'imbucata a Guri, Vitale, San Giorgi, la verticalizzazione a beneficio di Foglia, lo scatto in posizione regolare di Guri, Rizzo in calcio d'angolo. Altro corner per la squadra ospite, sarà di Napoli a battere dalla bandierina. Avanzano le lunghe leve della Provercelli, traiettoria bassa, il piatto debole di Piconi, alla fine c'è fallo ai danni di Saccavino. Irregolarità in azione d'attacco, calcio di punizione per l'Avellino. Ha impattato il pallone Picone, tutto sommato indisturbato, però il numero 5 della Provercelli non è riuscito ad imprimere alla sfera maggiore forza. Messa laterale per l'Avellino, palla scaraventata praticamente all'altezza della nostra postazione. È pronto con le mani Cozzolino, 24esimo, decide sempre la rete di Dimitri. Al 14esimo minuto si sgancia Tascone, il cross in area di Tascone, irrompe Dimitri, la sfera che s'alza a campanile, la presa di Tripicchio che con le mani fa suo il pallone. Il lancio di Tripicchio per il lontano Foglia. Vernero, Picone, serve Bani, ancora Bani che vuole lo scatto di Foglia ma è impreciso l'assist. Rizzo allontana il pallone, c'è un rimpallo, Lucignano, Riccio, lotta Riccio in mezzo a due, di Napoli gli porta via il pallone, regola del vantaggio, rischia il giallo Riccio. Attenzione alla Provercelli con Dimitri, interdizione di Crisci, Lucignano, ancora Crisci, non riesce ad imbeccare Arciello perché Dimitri è riuscito a trovarsi sulla traiettoria del pallone ed arrestare l'avanzata degli avellinesi. Ecco Dimitri, in due non riescono ad evitare il fallo laterale. Rimessa con le mani a beneficio dei padroni di casa. 26esimo. In azione ancora la Provercelli. Intervento di Cozzolino, ma raccoglie palla San Giorgi. Ora Foglia. Ecco San Giorgi. Apertura sulla destra per Dimitri. Braccato da Arciello. Arciello riesce per un attimo ad impossessarsi del pallone, ma è sfortunato perché serve Bani che non combina granché. Si arrabbia Cioffi con i suoi, vuole maggior determinazione, maggior decisione nei contrasti. Rimessa battuta da Vitale, ora di Napoli. Anticipato Unguri, il tocco di Saccavino, Crisci, ancora Crisci. Tocco ultimo di un calciatore vercellese, rimessa con le mani a beneficio dei padroni di casa. Tascone, ecco Crisci, Arciello, il cross di Arciello, prova a svettare Lucignano, palla alta per il numero 11 biancoverde, la sfera è stata respinta dalla difesa piemontese, fallo commesso da Crisci, calcio di punizione per la Provercelli.
cross leggermente alto da parte di Arciello. Lucignano era pronto allo stacco, numero 11 non è riuscito ad entrare nella disponibilità della sfera. Rimessa con le mani la squadra della Provercelli, se la prende comoda Vitale. Ecco il numero 2 ad andare al rilancio, colpo di testa di Demitri, De Martino, Vernero, fallo di Dragone su Demitri, rimane giù, il direttore di gara si reca nei pressi dell'autore del gol che sta regalando il vantaggio a Provercelli per sincerarsi delle sue condizioni. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Le scuse di Dragone all'avversario, calcio di punizione per la Provercelli. Conta i passi il signor De Tullio di Bari, esige il rispetto della distanza. Batterà di Napoli il piazzato, un nucleo di calciatori all'altezza della lunetta. Il fischio dell'arbitro, la battuta di Napoli, pallone filtra, prova il contropiede l'Avellino, la ripartenza è stata fermata dall'intervento in tackle di Foglia. Messa laterale per i campani, il colpo di testa ancora di Foglia da allontanare, Foglia che è il capitano della squadra ospite, l'altro capitano Cozzolino a battere la rimessa laterale, ancora Cozzolino, controllo di petto, all'indietro per Rizzo, di testa allontana Picone, Cozzolino a rimetterla in avanti, c'è un batti e ribatti, alla fine c'è rimessa laterale per gli ospiti. 29esimo, ci apprestiamo alla mezz'ora di gioco, Avellino 0, Provercelli 1, il gol di Demitri al 14esimo sta decidendo il match. Il colpo di testa del numero 7 che ha anticipato Pizzella proteso nell'uscita. Ecco proprio Demitri, Vitale, ancora Demitri, Esposito scaraventa il pallone nella metà campo avversaria, ma la sfera è preda dei piemontesi. Vernero, De Martino, il lancio di De Martino, Guri lascia scorrere alle sue spalle, però c'è Rizzo, il palleggio degli avellinesi, se la cava in qualche modo Cozzolino, prova lo scatto il capitano biancoverde a cercare lo scatto a sua volta di Riccio, gli taglia la strada De Martino, rimessa laterale per l'Avellino. Siamo alla mezz'ora di gioco, si riversa in avanti la squadra di Cioffi a caccia della parità. Sarà Cozzolino a battere con le mani, appoggio per un compagno, la rimessa è vercellese. Il dialogo tra Cozzolino e Riccio non è andato a buon fine. C'è rimessa laterale per la squadra piemontese, Cozzolino di testa all'indietro, la palla raccolta da Dragone. Morbido pressing di Guri, sbaglia il lancio Dragone, palla buttata praticamente sulla panchina biancoverde. C'è un primo cambio tra le fila campane, fuori Tascone al 31esimo, dentro il numero 19 Miranda. Primo cambio della partita. Di solito la cosiddetta girandola delle istituzioni avviene nella ripresa. Rimessa dal fondo in favore dell'Avellino, è pronto Pizzella, bruciato nell'uscita in occasione del gol vercellese da Demitri, che lo ha beffato con un colpo di testa a girare. Rimessa laterale in favore della Pro, in favore laterale Dragone,
rimessa con le mani in favore della squadra ospite, le raccomandazioni di Grieco a Vitale. Palla in area, alla fine la presa di Pizzella e va a rilancio. Ecco lo spiovente di testa di Martino, fa valere i suoi centimetri. Palla in faro laterale, l'altro numero 6 Dragone a battere con le mani, anticipato Miranda da Vitale. Foglia, e cerchio di centrocampo il capitano vercellese. Foglia, l'appoggio per Demitri, può avanzare Demitri, tende il traversone, ha un'altra chance Demitri per rimetterla meglio, allontana Rizzo, altra rimessa laterale per i rossi che stanno legittimando il vantaggio, hanno creato molto di più rispetto agli avellinesi. Arciello ora, rimessa con le mani per l'Avellino. Intervento giudicato regolare da parte di Picone su Lucignano. Rimessa laterale per la Provercelli. Di testa San Giorgi. Allontana Esposito. Un altro spiovente. Colpo di testa di Lucignano. Ecco Arciello. Ancora Arciello, porta a spasso Vitale, si incaponisce Arciello, ma comunque riesce ad ottenere una rimessa laterale. Miranda è entrato al posto di Tascone qualche minuto fa, c'è fallo ai danni di Crisci, calcio di punizione per l'Avellino. Potrebbe provarci Arciello. Intanto si disseta Riccio. Opportunità per la formazione di casa al 34esimo della prima frazione di gioco. Provercelli in vantaggio per una rete a zero. Adesso calcio di punizione per i campani. Nei pressi del pallone Riccio ed Arciello, potrebbe essere il numero 10 a tentare la battuta diretta in porta. Tripicchio sistema il muro difensivo. È pronto Arciello. Il destro del numero 10, uno schema che però non va a buon fine. Guri si è staccato dalla barriera ed ora si invola nella metà campo avversaria. L'appoggio per Foglia. La ripartenza veloce da Provercelli. Vernero, Guri per il 2-0. Vercellese. Ripartenza letale della squadra ospite e Guri raddoppia, l'azione se l'è creata lui, ha raccolto il pallone in barriera, ha percorso una serie di metri, uno scambio con un paio di compagni ed è riuscito ad essere terminale offensivo efficace della Provercelli per battere sotto misura Pizzella. E dunque Guri al 36esimo raddoppia per la squadra ospite. Azione di contropiede da manuale per la squadra di Grieco e Guri raddoppia. Il calciatore di colore riscatta anche l'errore commesso al 7° minuto di gioco. E dunque la Provercelli avanti di due reti, ha raddoppiato Guri per i piemontesi. La squadra ospite aveva sbloccato il risultato con Demitri, all'indietro Rizzo per Pizzella. Guri classe 98, anche Demitri è del 98. Campi 19enni. In un amen la Provercelli si è riversata nella metà campo avversaria e con Guri ha chiuso in maniera efficace
l'azione contropiedistica. Arcello, fermato Riccio, rimessa con le mani a beneficio dei padroni di casa che ora sono sotto di due reti. Ancora Dragone, Crisci, ecco Arcello, palla in aria, Vernero, l'imponenza del numero 3 vercellese. Contrasto tra Bani e Saccavino, giudicato regolare. Rimessa con le mani in favore della Pro Vercelli. Ecco Vernero di Napoli. Guri aggira l'avversario. Anticipato Demitri. Ha letto benissimo Dragone. Palla per Arcello che prova a superare in velocità Picone. Ci riesce. Arcello entra in aria. Non c'è niente. Giudicato regolare. Intervento di Picone, anticipato ancora Guri. Cozzolino non si lascia superare Foglia, circunnaviga Foglia. Demitri apre bene per il numero 7 Foglia. Lo scatto di Demitri, quasi beffato Dragone che poi rimonta e riesce più o meno a contenerlo, ma Demitri riesce a servire comunque di Napoli. San Giorgi, ecco Foglia, dribbling sull'avversario. Provato il tocco sotto Foglia, gesto di stizza del numero 10 che si arrabbia con se stesso. Ora Rizzo, Saccavino, Rizzo di testa all'indietro vitale a beneficio di Tripicchio. 39esimo, 2-0 per la Provercelli sull'Avellino qui a Prato La Serra. Si lotta, intervento energico su Demitri, la rimessa laterale è per la Provercelli. Il solito vitale a rimettere la sfera in gioco. 39esimo, palla lunga per Guri che è in posizione ovviamente regolare. La palla che attraversa quasi tutta l'area, la raccoglie Foglia all'indietro per il numero 8 di Napoli, palla respinta. Se la cava la difesa bianco-verde stavolta. De Martino, San Giorgi, Picone, ecco Demitri, Bani, l'indietro per San Giorgi, lo scambio ancora con Bani, prova ad avanzare Bani, dribbling, entra in aria, anche in questo caso il direttore di gara lascia correre San Giorgi. Intervento di Dragone, da terra Foglia, sradica il pallone all'avversario, ancora la Provercelli, l'anticipo di Saccavino, c'è Crisci a provare a far ripartire i suoi, Miranda, Arcello, duro fallo su Arcello, c'è il giallo, ai danni di un difensore della Provercelli, trattasi di Picone che è anche il primo ammonito di questa partita. È costretto ancora una volta a ricorrere alle cure dei sanitari Arcello. Rude intervento di Picone ai danni dell'avversario, primo giallo di questa partita, sostanzialmente corretta, si è rialzato Arcello leggermente claudicante. Calcio di punizione per l'Avellino, 41esimo di gioco, Avellino 0 per Arcelli 2. Le reti di Demitri e Guri. Palla in aria. Provato l'inserimento Lucignano, ha capito tutto Picone. C'è fuori gioco però. Il direttore di gara aveva segnalato inizialmente una rimessa dal fondo, poi il suo assistente ha alzato la bandierina ed ha assegnato comunque il calcio di punizione alla Provercelli per la posizione iniziale di fuorigioco. La battuta di Tripicchio, il colpo di testa di Bani, Guri va giù, l'attaccante Crisci, De Martino allontana,
Bani, Foglia anticipato, ha provato ad incunearsi Cozzolino. Il fallo è suo però, calcio di punizione per la Provercelli, la battuta di De Martino. San Giorgi, Vitale, lancio in avanti, ancora Guri che fa quasi a spallate con Esposito. Guri vuole lo spazio per crossare, il colpo di tacco per Dimitri, palla in aria. Saccavino allontana l'altezza del dischetto del rigore. De Martino, scorrettezze reciproche tra due calciatori, ovviamente il direttore di gara le ha ritenute lecite. Il signor De Tullio ha optato per il normale contrasto di gioco. Cozzolino, Rizzo, Cozzolino ancora, lascia correre per il vantaggio l'arbitro. Saccavino, palla per Arcillo, prova a dribblare Vitale. Arcillo ritorna sul pallone, ancora Arcillo, Piccone alla meglio, riparte l'Avellino ancora con Arcillo, il lob per un compagno, lotta Dragone in proiezione offensiva, ancora Arcillo, c'è un po' di confusione, le lunghe leve di Piccone, alla fine palla in faro laterale, la rimessa sarà piemontese. Sempre Vitale alla battuta, il colpo di testa di Dragone, ancora il numero 6 biancoverde, attaccato da Bani, perde palla Dragone, riparte Dimitri per la Provercelli, ammonito il numero 6 biancoverde Dragone, s'arrabbia Grieco con il direttore di gara, Grieco voleva che l'azione continuasse. Situazione che stava facendo interessante, invece De Tullio ha interrotto il gioco ammonendo Dragone ed ha segnato un calcio di punizione alla Provercelli. Parità anche nel conto degli ammoniti, 1-1, Dragone per l'Avellino e Piccone per la Provercelli. Calcio di punizione battuto proprio da Piccone. San Giorgi, raccolto palla da distanza ravvicinata. Dragone anticipa col petto Guri, però finisce col trascinarsi la sfera in faro laterale. Il solito Vitale con le mani. 45esimo, proprio in questo momento, siamo già nell'extra time. Il duplice fischio del signor De Tullio a decretare la sospensione delle ostilità. Si va al riposo, Avellino 0, Provercelli 2, le reti di Dimitri e Guri stanno regalando il successo agli ospiti. A risentirci per il commento dei secondi 45 minuti. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Parola Serra. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Provercelli, valevole per la 24esima giornata del campionato nazionale Primavera Team. Il primo tempo si è chiuso con la Provercelli in vantaggio per 2-0, grazie ai gol messi a segno da Dimitri e Guri. Doppio avvicendamento per l'Avellino all'inizio di questa ripresa. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. Partiamo dall'Avellino padrona di casa che schiera Pizzella tra i pali
numero 1, numero 2 Cozzolino, 3 Saccavino, 4 Rizzo, 5 Esposito, il numero 6 era Dragone, sostituito dal numero 14 Perna, poi Tascone con il numero 7, Crisci 8, Riccio sostituito al primo minuto di gioco del secondo tempo da Coiro, poi Arciello e Lucignano. Calcio d'angolo per l'Avellino intanto, poi passeremo alla rilettura della distinta della Provercelli. Palla allontanata, la prima sortita bianco-verde, la squadra di casa è sotto di due reti. Messa laterale in favore della squadra ospite. La Provercelli invece risponde con tripicchio tra i pali numero 1, 2 Vitale, 3 Vernero, 4 San Giorgi, 5 Picone, 6 De Martino, 7 Dimitri, 8 Di Napoli, 9 Guri, 10 Foglia, 11 Bani. In panchina Cairola, Lora, Vang, Rosano, Della Morte, Pagliaro e Soto. Allena Vito Grieco. Dirige il match il signor Nicola De Tullio, appartenente alla sezione di Bari, coadiuvato dai signori Burgi di Matera e Cantiani di Venosa. Piazzato per la formazione ospite, il secondo tempo iniziato da 1 minuto e 50 secondi. Batterà Di Napoli il piazzato, due gli uomini in barriera sistemati da Pizzella. Sicuramente meritato il vantaggio, il doppio vantaggio della Provercelli. La squadra ospite ha fatto meglio dell'Avellino nel corso dei primi 45 minuti. Vedremo se nel corso di questa ripresa la squadra di casa avrà una parvenza di reazione. Con le mani Vitale, non dovrebbero esserci cambi per la Provercelli. La squadra ospite si è ripresentata sul rettangolo di gioco con l'11 di partenza. Vitale, palla in aria, la sfera respinta, la palla che salza a campanile, lottano, palla indietro per Vitale che va alla cross subitaneo. C'è Foglia per la Provercelli, ancora Foglia che prova il tocco con la punta di destro. Un tiro che si usa fare nel calcetto, nel futsal. Attento Pizzella a bloccare il pallone. Ora Saccavino per l'Avellino. Fallo ai suoi danni. Calcio di punizione per la squadra di casa. Batterà Rizzo. Poggio corto per Capitan Cozzolino. Il cross di Cozzolino. Palla irraggiungibile per Coiro. La presa di Tripicchio in corsa. Siamo difensore vercellese, fa suo il pallone, praticamente inoperoso. Tripicchio, classe 1999. Va a rilancio il siamo difensore piemontese. Provato il controllo Dimitri, messa laterale in favore dei padroni di casa. Battuta di Perna, San Giorgi crea qualche difficoltà a Vitale, guadagna metri la formazione di casa. Palla allontanata, lo scatto di Giuri, rizzo di testa sovrasta l'avversario, palla ancora per Guri, fermato da Perna. Cozzolino a sbrogliare la matassa, sul pallone Picone, il pressing di Arciello. Picone difende la sfera, riesce ad allontanare. Perna. Miranda. Saccavino. Cozzolino. Miranda che nel corso del primo tempo è subentrato a Tascone alla mezz'ora della prima frazione. Messa laterale per l'Avellino. Capitan Cozzolino alla battuta. De Martino. Svirgola De Martino. Coiro non riesce a mettersi in moto. Ha commesso fallo
anche coiro prelevato dalla rappresentativa under 17. Picone, Bani, Vernero, Di Napoli, eccolo Vernero e Bani, appoggio per Vernero che si sovrappone, si ferma Vernero, temporeggia, ancora per Bani, cross basso, caso terra, raccolto dall'avversario Saccavino, fallo su Lucignano, calcio di punizione per l'Avellino. Batterizzo e Quarcello, fermato il numero 10 Irpino, Di Napoli, Bani, fermato pure Bani, Lucignano, Arciello, lancio per Coiro, l'uscita di Tripicchio, Coiro, alza la testa Croico, prova a corsare, allontana San Giorgi, Guri a raccogliere il pallone, braccato fallosamente da Arizzo, intervento falloso del numero 4 dell'Avellino, col corpo ha fermato Guri ma l'ha fatto in maniera fallosa. Demitri, Vitale, San Giorgi, Picone, l'apertura sulla sinistra per Vernero, lancio impreciso di Vernero, rimessa laterale per l'Avellino, Lucignano perde l'attimo, Cozzolino, lo scatto di Arciello, si rinnova il duello con Picone, ancora Picone, gli ruba palla Arciello, limite della linea di fondo per Arciello, attenta la difesa del Provercelli, ora Guri, porta a spasso il pallone, indietro per Bani, è libero di riceve San Giorgi, Demitri sulla destra, ancora Demitri, entra in aria il numero 7, autore del gol del momentaneo 1-0, palla allontanata, prova a controllare di sinistro Vernero, messa laterale per l'Avellino, c'è il primo cambio per la Provercelli, fuori Vernero, dentro il numero 14 Wang, ottavo della ripresa, primo avvicendamento per i piemontesi, dentro dunque Wang, casacca numero 14, fuori il numero 3 Vernero. Sarà rimessa laterale per l'Avellino, Cozzolino, lancio per Arciello che ora agisce sull'out di destra, rimessa laterale per la Provercelli, ecco Di Napoli, Demitri sul pallone dalla distanza, ci prova Saccavino, conclusione sballata. Il programma della 24esima giornata prevede Ascoli Juventus, Avellino Provercelli, Carpi Udinese, Empoli Benevento, Pescara Cittadella, il big match Sassuolo Chievo Verona e il Torino nell'anticipo di ieri ha battuto il Bari per 2-1, risultato di vitale importanza per i Granata, in primis perché agganciano il Sassuolo al secondo posto e poi perché al terzo posto, chiedo scusa, e poi perché nutrono ancora speranze di raggiungere la seconda posizione che consente l'accesso diretto alla fase finale, la prima posizione ormai è in pugno, la Juventus di Fabio Grosso che in questa giornata nell'agevole sulla carta partita di Ascoli, attenzione ora all'errore della difesa biancoverde, il tocco sotto di Bani che non riesce a centrare lo specchio della porta, Provercelli vicina al gol del 3-0, dicevamo la Juventus che oggi ad Ascoli
vincendo, conquisterebbe l'aritmetica certezza di chiudere al primo posto la stagione regolare. Torino, che è l'anticipo, ha battuto il Bari per 2-1. La squadra di Coppetelli ha sbloccato il risultato con Berardi al quarto. È stata raggiunta da Portoghese al secondo minuto della ripresa. Poi la rete di Rossetti al 33esimo ha regalato il vantaggio e la vittoria preziosa alla squadra piemontese, anche se carotella del Bari in pieno recupero ha fallito il calcio di rigore del 2-2. Provercelli, penultima in classifica, a braccetto con l'Ascoli a 20 punti. Demitri, San Giorgi. L'uscita di Pizzella, che va a rilancio, quasi perde il pallone il portiere dell'Avellino. La classifica del girone B, fallo intanto sul cielo, calcio di punizione per l'Avellino. Miranda, ecco Arcello, poi passeremo a leggervi la graduatoria che tiene conto appunto dell'anticipo tra Torino e Bari. Prova a far tutto da solo Arcello, la rimessa laterale è avellinese, protesta Pipicone col direttore di gara. Miranda, lancio in aria, la comoda presa di Tripicchio. La classifica vede la Juventus in vantaggio con 55 punti, segue il Quivo Verona a 50, Sassuolo agganciato dal Torino a 48 dopo la vittoria appunto dei Granata di ieri ai danni del Bari. Empoli 43, Udinese 35, Bari 27, Pescara 26, Carpi 24, Cittadella 23, Benevento 22, Ascoli e Provercelli 20, Avellino 12. In questo momento la Provercelli balza a quota 23 e aggancia il Cittadella, in attesa ovviamente di sapere cosa i veneti combineranno a Pescara. Il prossimo turno prevede il derby Benevento-Avellino, Chievo Verona-Ascoli, Cittadella-Carpi, Juventus-Pescara, Provercelli-Sassuolo e Udinese-Torino. Messa laterale in favore dell'Avellino. Il campionato primavera tornerà in campo per disputare la penultima giornata il prossimo 29 aprile, quindi ci sarà una sosta. Ammonito il numero 8 bianco-verde Crisci, trattenuta vistosa ai danni di Guri, provvedimento giusto. Ci sta tutta l'ammonizione in questa circostanza. Avellino che trova il vantaggio nel conto degli ammoniti, siamo 2-1, Dragone e Crisci per gli Irpini, Picone per la Provercelli. Ora calcio di punizione per i piemontesi, che nel corso di questa stagione regolare hanno raccolto 4 vittorie e sta maturando la quinta. Attenzione al movimento di Picone, ma c'è fuorigioco segnalato ai danni del numero 5. Dicevamo, la Provercelli sta raccogliendo la quinta vittoria in questa stagione regolare, ha pareggiato 8 partite, ne ha perse 11, l'Avellino ne ha vinte 3, ne ha pareggiate 3 e sta perdendo la 18ª partita. Per ciò che riguarda le reti fatte, le reti subite alla vigilia di questa partita, per ciò che riguarda le reti fatte, Avellino e Provercelli erano in parità 26 a testa, sol che l'Avellino ha subito molto più reti dei piemontesi. La squadra biancoverde è la difesa più perforata del torneo con 78 reti, ora 80, ne ha subite 40 la Provercelli. La squadra della Provercelli è tra le società più antiche e più gloriose del panorama calcistico italiano. È stata fondata nel 1892 e ha vinto 7 scudetti. Era un calcio pionieristico, però la società
piemontese ne va orgogliosa. Tra le sue fila uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano, Silvio Piola, qui è intitolato anche lo stadio in cui gioca la prima squadra. Il colpo di testa intanto del numero 3, Saccavino, prova a ripartire l'Avellino Arciello, lo scambio con un compagno, Crisci non riesce nell'imbucata a beneficio di Lucignano. Contatto ai limiti della regolarità per un calciatore della Provercelli. Si distende la formazione piemontese. Demitri, lo scatto di Demitri, il tiro di Demitri, palla alta, la ripartenza della Provercelli che si è rivelata letale. Sbaglia l'Avellino. Occhio al numero 11, Bani, che impegna nella respinta Pizzella. Anticipato Guri sulla ribattuta del portiere avellinese da parte di Perna. Calcio d'angolo per la Provercelli. Siamo al sedicesimo, ancora vicina la terza rete la squadra di Mister Greco. L'Avellino stenta ancora a rendersi pericoloso. Continua a non creare occasioni da rete. Calcio d'angolo per la Provercelli. Palla in area, a strada che attraversa tutta l'area. La rincorrono il numero 10 vercellese Foglie e il numero 4 avellinese Rizzo. Alla fine c'è rimessa laterale per l'Avellino perché non l'ha toccata nessuno. Ecco Perna. Colto in controtempo Arciello, rimessa laterale per la Provercelli. San Giorgi, Foglia, quasi incespica, poi recupera la palla, effettua una piroetta, poi serve di Napoli. Ecco Demitri, una ripartenza letale nel corso del primo tempo, un contropiede perfetto che ha portato la Provercelli a raddoppiare. Sbaglia l'Avellino, molti errori quest'oggi in fase di palleggio. Coiro prova a penetrare, allontana De Martino, palla scaraventata in faro laterale. Diciottesimo, sempre 2-0 per la Provercelli, anche se la formazione ospita nel corso di questa ripresa ha avuto almeno due buone opportunità per arrotondare il punteggio. Svirgola Cozzolino, il colpo di testa di Bani. Coiro prova a tenerla in campo vanamente. La squadra di Cioffi dà l'impressione di aver ormai mollato la presa. Vedremo se nel corso dei restanti minuti di gioco la squadra irpina, spinta da un moto d'orgoglio, proverà a rientrare in partita e a rendere quindi più avvincente il match. Al momento la Provercelli è assoluta padrona del campo, la squadra di Vito Greco sta gestendo senza particolari patemi il match. Va a rilancio Pizzella, intervento di Demitri su Arciello, vitale. Esposito, Rizzo, ancora l'Avellino, ecco Arciello, chi si è rispostato sulla sinistra, fermato Arciello, tutto vano, non si è lasciato beffare il numero 2 Vitale. Ancora Vitale, dialogano Bani e Demitri, appoggio ancora per Bani che riserve Demitri, fermato stavolta da Perna.
Ci sarà giallo per Demitri. C'è nuovamente parità nel conto degli ammoniti, due per parte. È scoccato il 20° il nostro cronometro, sempre 2-0 per la Provercelli. E l'impianto sportivo di Pato La Serra ha ospitato la stagione calcistica delle giovanili dell'Avellino, una perla, impianto ben curato, dicevamo una perla nel comune alle porte di Avellino. È stata anche completata l'opera di tinteggiatura degli spalti. Osserviamo Miranda per l'Avellino, il cross al centro, palla respinta da De Martino, la fine di corpo di Inguri, non c'è fallo ai suoi danni. Perna, calcio di Napoli ai suoi danni, cioè richiamo verbale ai suoi danni, ha rischiato il giallo di Napoli, viene richiamata l'attenzione dei sanitari biancoverdi. Perna rimane giù, anzi no, Pizzella fa segno al suo massaggiatore che non c'è bisogno di entrare sul rettangolo di gioco. Ora di Napoli deve stare attento perché è entrato nelle mire del direttore di gara. Alla prossima scatterà sicuramente l'ammonizione. Bani, l'uscita di Pizzella, il rilancio dell'estremo difensore biancoverde. Ecco lo spiovente, sembra in vantaggio De Martino su Coiro, anche se il colpo di testa è dell'attaccante biancoverde, alla fine c'è rimessa laterale per la Provercelli. Era francamente difficile per Coiro far meglio in quella situazione, anticipato di un soffio Arciello. Ecco Nguri all'indietro per Foglia, di Napoli, De Martino, Demitri, Vitale, di Napoli, De Martino, palla ancora per di Napoli. Ecco Demitri, anche lui ammonito, autore del gol che ha sbloccato lo 0-0. De Martino, il palleggio, il sombrero di De Martino elegante per Wang. Si impegna ad evitare la rimessa laterale Foglia, non ci riesce, battuta con le mani in favore dell'Avellino. Dicevamo l'impianto sportivo di Pato La Serra, completata anche la tinteggiatura della tribunetta alle spalle della porta, in questo momento difesa da Pizzella. C'è stato anche il rifacimento in catrame del piazzale che ospita le auto, avere un bel colpo d'occhio. Wang, di Napoli, anticipato Gui da Rizzo, altra rimessa laterale a beneficio degli ospiti, 25esimo, 20 minuti, il primo eventuale recupero al termine di questo penultimo impegno casalingo dell'Avellino in questa stagione regolare. La squadra di Cioffi sarà poi attesa dal derby di Benevento e chiuderà
in casa con il Bari. Non riesce a ripartire l'Avellino. San Giorgi, Demitri, Bani, il sinistro di Bani, la respinta di Pizzella, conclusione potente ma centrale di Bani. Intervento di Pizzella, il colpo di tacco di perna per lo scatto di Arciello. Ancora Arciello, prova ad allungare per Lucini, non anticipato. Ritorna sul pallone Arciello. Il tunnel di Arciello, ma la palla termina sul fondo. E dunque Pizzella che si è ben disimpegnato sulla conclusione alla distanza di Bani. Cambio per la formazione ospite, esce Di Napoli che in qualche modo si sottrae al pericolo giallo. Siamo al 26esimo, al posto di Napoli il numero 15 Rosano. Anguri ruba palla su un disimpegno errato dell'Avellino. Ancora Anguri, Rizzo alle calcagna, smessa laterale per la Provercelli. Si incaricherà della battuta Wang. Palla ancora per Anguri. Wang, il cross in area. Ecco Dimitri per il 3-0. Della Provercelli, una finta di corpo ha eluso l'intervento dell'avversario e poi con freddezza col destro ha fulminato Pizzella. 27esimo, Dimitri porta a 3 le marcature della Provercelli, doppietta personale per il numero 7 che nel corso della prima frazione di gioco aveva sbloccato al 7esimo, a 14esimo, chiedo scusa, lo 0-0, dunque Avellino 0, Provercelli 3. Tipica Dimitri per i piemontesi. Cozzolino. Di testa De Martino. San Giorgi. Assoluta padrona del campo, la squadra in maglia rossa. L'Avellino di fatto non ha mai impensierito tre picchi nel corso di questa partita. De Martino. Gioca sul velluto la formazione di Griego. De Martino. Picone. Vitale, sia Avellino che Provercelli per ciò che riguarda gli obiettivi stagionali non hanno più nulla da chiedere, però sono gare che servono a portare avanti quel processo di crescita instauratosi. Ancora Dimitri, appoggio per Vitale che sbaglia il passaggio di ritorno a beneficio del compagno. Arciello invia l'avversario, poi non si intende con Lucignano che si era allargato, ma stretto Lucignano da qualche scaramuccia. Rimessa laterale per l'Avellino, il richiamo dell'arbitro, l'indirizzo dei contendenti. Bani, San Giorgi, temporeggia la Provercelli, la squadra ospite non ha alcun interesse a premere sull'acceleratore. Dimitri, lo scambio ravvicinato con San Giorgi, poi Dimitri serve numero 15 Rosano, palla respinta di testa da Saccavino, ancora Rosano chiuso in sandwich, va giù il numero 15, in suo aiuto Bani, ancora Bani in possesso palla,
era pronto allo scatto Foglia. Bani tenta di portare via il pallone a Saccavino. Alla fine c'è Vitale per la Provercelli a servire tripicchio. Ancora Vitale. Demitri. Vitale. Demitri. Il torello della Provercelli. De Martino. Wang. Foglia. De Martino. Rosano. De Martino. Tripicchio. Circolazione della palla da parte dei piemontesi. Rieccola Provercelli. Scatto di Foglia sul lato di sinistra, palla in aria per il numero 14 Wang, che prova a servire Dimitri appostato. Stavolta viene neutralizzato il numero 7. C'è comunque rimessa laterale per la Provercelli, che si appresta ad un altro cambio. Fuori il capitano Foglia. Dentro il numero 18 Pagliaro. Una curiosità, ci accorgiamo come nella distinta della Provercelli ci siano molti cognomi di estrazione meridionale. San Giorgi, Rosano, Demitri. Demitri difende il pallone, perna. Giallo per lui, intervento falloso su Demitri e calcio di punizione per la Provercelli. Intervento da Tergo, giudicato da ammonizione dal signor De Tullio di Bari. Terzo giallo per la formazione biancoverde. Perna va ad aggiungersi a Dragone e a Crisci. Due gli ammoniti per la Provercelli, trattasi di Picone e Demitri. Wang, San Giorgi, palla ancora per Wang, ancora San Giorgi, Picone, Vitale, Picone, Rosano, Rosano. Anticipa Crisci, che aveva rubato palla all'avversario. Riparte la Provercelli. Pallone dentro di Pagliaro. La chiusura. I difensori biancoverdi, rimessa laterale per la Provercelli. Wang. Ecco Pagliaro, mobilissimo. Ancora Pagliaro che porta palla, riesce a crossare. Prova a coordinarsi in Giuri. Ancora Provercelli, la sforbiciata di Demitri. Rilancio di Pizzella, colpo di testa di Picone, la rimessa sarà piemontese. 34esimo, 3-0 per la Provercelli. Vitale all'indietro per Picone. De Martino. Picone, De Martino, Rosano, Wang, ancora Rosano, trattenuto vistosamente da Lucignano. Calcio di punizione per la Provercelli. Una partita che non ha più nulla da dire. L'Avellino non riesce a rendersi pericoloso, non prova ad accorciare le distanze. De Martino, tripicchio, riesce a rinviare tripicchio, il colpo di testa ad allungare di Demitri. Pizzella indietreggia e blocca il pallone. Il rinvio di Pizzella. Di testa Wang, direttamente in faro laterale.
con le mani Cozzolino, di testa De Martino, Rosano, palla allontanata, la raccoglie Rizzo, di testa Miranda, di testa pure Wang, Esposito, un altro spiovente, il tocco di Rosano, rimessa laterale per l'Avellino. Calcio d'angolo per gli Irpini. Batterà Arciello, opportunità per la squadra di casa. Parte Arciello. Di destro Miranda prova a colpire dalla distanza. Palla abbondantemente alta. C'è stato l'intervento di testa di Crisci sul calcio d'angolo che ha creato qualche difficoltà alla difesa piemontese. Poi Miranda dalla distanza ha raccolto il pallone, ha provato a coordinarsi con il destro ma è stato impreciso. Eccola per Percelli, lo scatto di Pagliaro che è mobilissimo. Pagliaro entra in aria, il sinistro, la respinta di Pizzella. È entrato benissimo in partita Pagliaro. Arciello, fermato da Vitale, che ora può avanzare. Appoggio per Demitri, si ferma Demitri, riserve Vitale. Ancora Vitale, appoggio per Rosano. Wang, Pagliaro, San Giorgi, Wang, De Martino, serve Wang, palla per De Martino, il dribbling del numero 6 della Provercelli. Pagliaro, mobilissimo Pagliaro, piroetta di Pagliaro, tende il cross, palla che spinta, rimessa laterale per la Provercelli, 37esimo, match che si trascina stancamente. Al termine San Giorgi, ecco Rosano, San Giorgi, Rosano, Picone, l'apertura sulla sinistra per Wang, ci riprova Bani, deviazione, calcio d'angolo per la squadra ospite. Avellino non abbozza nessuna reazione. Con calma Rosano si reca nei pressi della bandierina. Sarà lui a battere il calcio d'angolo. 3-0 per la Provercelli. Colpo di testa di Demitri. Attenzione Anguri che cicca clamorosamente il pallone sul secondo palo. Era comunque una buona opportunità per Anguri. Anche lui avrebbe potuto conseguire una doppietta quest'oggi alla pari di Demitri, il numero 9 della Provercelli, da posizione leggermente defilata, ha clamorosamente sbucciato la sfera. Si rimane sul 3-0 per la Provercelli. De Martino, Picone, Rosano, De Martino, Wang, Rosano, ancora Wang, De Martino, fa ancora girar palla la Provercelli, Vitale, scatto di Demitri, palla irraggiungibile per il numero 7, ci sarà rimessa dal fondo per l'Avellino. Rizzo, Lucignano,
Cozzolino. Crisci, lotta Crisci, viene fermato da Wang. Prova a ridistendersi la Provercelli. C'è Demitri. Rosano. Con calma la formazione ospite avanza. Ecco Bani, ci prova Bani. Di sinistro è una acrobazia, ha migato il palo più lontano. È andata male anche stavolta. Rimessa dal fondo. Provercelli ancora vicino al gol del 4-0. Di testa un calciatore bianco-verde. Rovesciata di Wang. Alla fine c'è rimessa laterale per la Provercelli. Altra rimessa per i piemontesi. Rosano. Picone, la sovrapposizione di Vitale, ancora Vitale che si accentra, si ferma, San Giorgi, una affonda Vitale, Copagliaro, sulla sinistra Wang, non riesce a far su il pallone, Wang, rimessa laterale per l'Avellino, 42esimo, 180 secondi allo scoccare del 45esimo della ripresa. La Provercelli è saldamente in vantaggio per 3-0 qui a Prato La Serra. Bani va giù, calcio di punizione. San Giorgi si distrae, Demitri perna gli ruba palla. San Giorgi prova a riconquistare la sfera. Adesso però per la Provercelli agisce Rosano. All'indietro per Picone. San Giorgi. Vitale. De Martino. Rosano diventato capitano dopo l'uscita di Foglia. San Giorgi. Demitri. Vitale. Cross di Vitale, la presa di Pizzella, nessun problema sulla traiettoria arcuata per il portiere dell'Avellino. Ecco Saccavino, Arciello, si lascia superare Vitale, non concede nulla a Provercelli nemmeno sul 3-0. Miranda, lancio in profondità, la presa agevole di Tripicchio, che prima controlla con il destro e poi fa suo il pallone, servendo, fa suo il pallone con le mani, servendo De Martino. Picone, San Giorgi, De Martino, Guri, ha provato a lasciare sul posto Rizzo con una fila di corpo, Guri, mi è stato sgambettato. Calcio di punizione per la Provercelli. Bani. Vitale. Alza la testa Vitale. Serve sulla destra Demitri. Il movimento di Inguri in area. Bani. Prova ad incunearsi, viene fermato. Miranda per l'Avellino. Ecco Coiro. Cozzolino allontana il pallone. Lo scatto di Lucignano, ma di testa spadoneggia De Martino. Vitale, San Giorgi, Picone, si attende il triplice fischio del direttore di gara, è scoccato il 90esimo al nostro cronometro, siamo nell'extra time, Avellino 0, Provercelli 3, sta per andare in archivio il penultimo impegno casalingo dell'Avellino in questo
campionato primavera team trofeo Giacinto Facchetti, stagione sportiva 2016-2017. Dopo la Provercelli qui arriverà, come abbiamo detto in precedenza, il Bari il prossimo 13 maggio. Dopo il match con la Provercelli, l'Avellino osserverà la sosta, poi il derby di Benevento, un'altra sosta agli inizi di maggio ed infine il 13, come abbiamo, se vi abbiamo detto, chiusura della stagione regolare in casa con il Bari. Intanto il destro debole di Lucignano, una conclusione che di fatto ha provocato il solletico a Tripicchio. Il 13 maggio chiusura della stagione regolare, poi via ai playoff e alle fasi finali, dove ci si contenderà con le squadre qualificate, comprese anche quelle degli altri gironi, dove ci si contenderà lo scudetto primavera. Pizzella, insomma, una situazione strana. Ecco il triplice fischio del direttore di gara. Termina qui la partita, Avellino 0, Provercelli 3 per i piemontesi, la doppietta di Demitri e il gol di Guri. Piemontesi che espugnano il Demicco di Pratola Serra. Da parte mia è tutto, Mimmo Ascolese al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.